Beh, certamente l'attenzione e la sottolineatura del signor Presidente della Repubblica pone l'accento su quella che è per noi la cifra distintiva della nostra organizzazione: il controllo del territorio, il presidio del territorio, ma soprattutto la vicinanza e la sinergia con la popolazione. Questo cerchiamo di realizzare sempre al meglio attraverso i comandi, anche qui in Calabria, oltre 400, che espletano la loro attività su tutto il territorio della Calabria e con un'aggiunta che è la specialità dei cacciatori di Calabria, che sono anche a presidiare quella parte impervia dove sì, non c'è popolazione, ma se ne vuole appropriare la delinquenza. Sì, è anche un momento di doverosa attestazione del merito e del sacrificio di alcuni, ma è soprattutto il momento per sottolineare l'impegno di tutti, non solo per ciò che già è stato, ma per ciò che si va a rinnovare, cioè per ciò che già ci aspetta. Il presente è un momento di ricorrenza da festeggiare, ma guardiamo già al futuro per rinnovare l'impegno e la vicinanza ai cittadini. Sì, l'impegno dell'istituzione, l'impegno dell'arma è sempre un impegno in crescita, ma il nostro obiettivo principale è quello di dare ai cittadini quella che viene definita la sicurezza percepita. Non basta il risultato, non basta fare bene e far crescere il proprio dovere, serve far sentire al cittadino questa sicurezza, far sentire al cittadino che le cose vanno meglio. Un saluto alle famiglie dell'Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri. Certamente a loro il mio affetto, la mia vicinanza, la mia gratitudine, soprattutto per quanto loro fanno in favore dell'efficienza dei loro familiari, uomini e donne straordinari che si sacrificano in prima persona e che si donano in prima persona all'attività. Generale, tornando un attimo ai risultati operativi da parte degli uffici di procura, soprattutto nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, c'è un grande riconoscimento verso l'attenzione che il Comando Generale dell'Arma, il Comando Regionale rivolge alla Calabria, anche con la presenza di tante importanti intelligenze investigative. C'è da dire che certamente nel segmento investigativo l'Arma spende le migliori energie a disposizione, soprattutto qui in Calabria. C'è da dire che è una costante nel tempo, è un lavoro silenzioso, è un lavoro che porta dei risultati nel tempo, ma una cosa è assolutamente certa: la ricreazione per i banditi è finita da un pezzo. Questo che lo tengano ben chiaro. Comandante, la 'ndrangheta è ancora un'emergenza come prima o meno di prima? Veda, finché c'è una organizzazione criminale, l'emergenza c'è sempre. Una cosa è altrettanto certa: qualsiasi organizzazione criminale è destinata a finire, perché è ovviamente lo Stato e la giustizia che alla fine dei conti andrà in porto, andrà a compiere quello che è il suo dovere. Questa gente non ha nessuna speranza. Grazie, grazie. La nostra terra pretende agli uomini, alle donne, impossibile ogni attimo, ogni momento, tanto quelle dello Stato quanto quelle degli enti locali, riescono a percepirne le difficoltà. Questo è il vero impegno, il resto sono chiacchiere. Ci lega
un particolare aspetto tanto nell'attività investigativa quanto soprattutto non ci sono desideri di andare avanti, il desiderio che non ha futuro né qui né da nessuna parte. L'indagazione e spiccato intuito investigativo sviluppavano almeno la commissione di reati contro il patrimonio. Pense la dottoressa Francesca Ferrandino, prefetto di... evidenziando elevata professionalità, noi docenti, sequestrando oltre 5 kg di stupefacenti. Consegna a Saverio Corticelli, commissario ad acta del Dipartimento di Tec- in area rurale in attesa dell'arrivo di tanto tempestiva assistenza a 5 mezzi di fortuna alla sopravanzata. Sebastiano Napoli e dall'appuntato scelto Giuseppe Spilicchio con la seguente motivazione. Vado a generale intuito investigativo, spiccata dall'indagine che consentiva di arrestare dedita al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante delle finalità mafiose. Non come un senso del dovere, spiccato a un investigativo, ma 9 persone di peculato, falsità ideologica. E incommiabile slancio propositivo e eliminabile contributo alle attività dedicate e problematiche connesse alle infrastrutture.
al comandante della Legione Cattolica.